Introduzione al canto gregoriano, un programma a cura di Giacomo Baroffio. Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Il canto gregoriano trova il suo fulcro nella parola di Dio, parola che è centrale nell'esistenza cristiana e che nella liturgia trova lo spazio dove cresce, si innesta sulle esperienze personali di ogni credente e si dilata poi nella vita di ogni giorno. Molto importante all'interno delle azioni liturgiche sono i responsori. Abbiamo già considerato i responsori presenti nella liturgia delle ore, i responsori prolissi nell'ufficio delle letture i responsori brevi nelle ore diurne, ma anche la liturgia eucaristica, come presenta delle letture, così offre alla nostra preghiera anche dei responsori. E in particolare nella celebrazione della Messa si afferma con il tempo una forma particolare di responsorio che si chiama anche responsorio graduale o semplicemente graduale. E l'etimologia viene considerata come una derivazione dal fatto che il cantore solista, il quale annunciava la parola di Dio, alla quale seguiva il canto del graduale, ecco, cantava questo brano dai gradini gradus dell'ambone nelle antiche basiliche romane. Il responsorio graduale della messa si diversifica un poco dai responsori della liturgia delle ore. Ricordo brevemente che il responsorio delle ore è costituito da responso, verso e repetenda, dove la repetenda è la parte finale della prima sezione, cioè del responso. Nella messa il responsorio graduale è pure costituito da tre sezioni, che sono però il responso, seguito anche qui dal verso, ma dopo il verso si canta di nuovo integralmente il responso. Quindi la struttura è ABA. Una struttura che sul piano visivo architettonico può essere illustrato con un disegno di tre colline in cui la collina centrale è più slanciata, più alto rispetto alle due colline periferiche, all'inizio e alla fine. E questa situazione viene a crearsi grazie alla costituzione musicale dei vari elementi in gioco. Infatti, il responso si muove solitamente in un ambito grave, cioè le note si muovono al basso, raggiungono proprio le profondità della vocalità umana. Il secondo pezzo, cioè il verso, si muove invece nell'ambito acuto, distanziandosi fortemente dal primo segmento e dal momento che Dopo il verso si ripete integralmente il responso, abbiamo questo disegno. Un disegno che tecnicamente si chiama anche melodia a torculus, essendo il torculus una figura, un segno neumatico costituito da tre suoni, di cui quello centrale è più alto rispetto all'iniziale e a quello conclusivo. Come esempio di un graduale o responsorio graduale, possiamo ascoltare il primo brano, molto interessante, perché è il responsorio graduale della prima domenica d'avvento e come l'introito e anche l'offertorio, così il graduale attinge il testo dal Salmo 24. Il Salmo 24, nel versetto 3, ci apre una dimensione universale della salvezza. Inizia l'introito «A te domine le vari anima meam». «Signore, a te spalanco, elevo tutta la mia interiorità, il mio essere, il mio cuore». Sembrerebbe quasi una preghiera che si cristallizza in un dialogo stretto stretto, limitato a due interlocutori, il cantore, il salmista e Dio. Ma non è così, è solo la premessa, perché il cantore è portavoce di tutto il popolo cristiano che in cammino, siamo nella prima domenica di avvento, popolo cristiano che in cammino cerca la salvezza, cerca la luce, desidera essere guidata dalla stella per trovare finalmente il Salvatore. E il responsorio graduale, riprendendo dal Salmo 24 i versetti 3 e 4, dice sostanzialmente questo, Tu sei l'attesa di tutti, tutti ti attendono, che nessuno, Signore, rimanga deluso. Tu, o oh Signore, mi hai fatto conoscere le tue vie, insegnami i tuoi itinerari. La strada che mi conduce a te, universi qui te expectant, non confondendo domine. Questo canto ci offre l'occasione per ricordare un particolare modo di intervento nelle melodie tradizionali, come si è operati nel Medioevo. In questa epoca ricca di spunti spirituali, estremamente attenta al valore della parola, si sentiva l'esigenza di di rendere più vicino il testo biblico, di reinterpretarlo, di farlo proprio. E questo è avvenuto non solo attraverso il commento della Bibbia, le omelie che approfondivano il tessuto della parola di Dio, ma nei canti è avvenuta un'operazione straordinaria. I lunghi melismi che interessano in modo particolare alcuni canti liturgici, nella messa pensiamo al graduale, all'alleluia, al tratto, all'offertorio. Ecco, questi lunghi melismi vocalizzi senza parola sono veramente l'espressione di un'esperienza spirituale intensa quando il cantore avverte l'impossibilità di dare voce concreta a questo anelito interiore. Non ci sono più parole che riescano ad esprimere la forza dello spirito che si avverte nel profondo del cuore. E in questa traiettoria di impegno spirituale nascono i melismi, questi lunghi vocalizzi dove su una sola sillaba si cantano non dieci, non cinquanta, a 100, 200, 400 note, come testimoniano alcuni repertori liturgici sopravvissuti ancora oggi, ad esempio nel rito ambrosiano e nel rito ispanico. Ma con il passare del tempo la situazione spirituale si diversifica, si modifica, e allora queste lunghe cantilene di note senza supporto di testo rischiano di svanire di non dire più molto al cuore che prega e si avverte allora l'esigenza di dare voce concreta alle note del melisma e questo avviene attraverso una tecnica chiamata prosula cioè prosa, piccola parola parole che vengono aggiunte ai vocalizzi inserendo sotto ogni nota la sillaba di un nuovo testo e le prosule allora ci dicono quali sono i sentimenti che in determinate comunità nel Medioevo si volevano esprimere con questa cascata di note senza parole. Le prosule che appartengono al genere dei tropi sono lo specchio di una spiritualità vissuta e anche all'interno del responsorio graduale che abbiamo appena ascoltato il grosso lungo melisma su domine vias tuas domine ecco tutte le note che sono state scritte per dilatare questa presenza di Dio nella storia tutte queste note sono diventate poi responsabili di un nuovo messaggio perché sono state tropate e hanno dato origine alla prosula che ora ascoltiamo vias tuas domine venturum te cumti dixerum profete nasciturum esse de virgine multi te expectant ex omni plebe «Nasciturum essere virgine, multite expectant eis omni plebe». Quella che abbiamo ascoltato è la versione melodica della prosula «Venturum tecunti dixerunt», tramandata dal Cantatorio di Nonantola. Il cantatorio è il libro solistico che contiene i canti interlezionali e il manoscritto è stato composto nell'abbazia di Nonantola, vicino a Modena. Un secondo esempio di responsorio graduale della Messa ci è offerto dal famoso graduale Christus Factus Est. Il responsorio che si canta la Domenica delle Palme, si canta il Venerdì Santo, ed è il responsorio con cui nelle comunità religiose del Medioevo veniva scandito il triduo sacro: perché dopo ogni momento di azione liturgica o di vita comunitaria era cantato questo responsorio, del responsorio. Il Giovedì Santo si cantavano le prime parole, Christus factus est no, pro nobis, il Venerdì si aggiungeva, Obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, e il Sabato Santo si cantava il responso seguito dal verso, propter quod et Deus exaltavit illum, et ed dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Questo responsorio graduale ha un carattere drammatico, drammatico per l'evento che canta e la morte di Cristo nell'obbedienza totale sino all'esecuzione e al mistero della croce. Ma quod, proprio per questo il Padre l'ha esaltato alla destra nella gloria della potenza e ha dato al crocifisso il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Christus Pactus est, Pronobis Obediens. Ascoltando questo brano siamo posti di fronte a un problema. La melodia è originale oppure è stata adattata? La domanda è lecita perché i responsori graduali sono composizioni che come e molto di più dei responsori prolissi della liturgia delle ore sono costruiti secondo la tecnica centonica. Questo facilita il compito di un cantore perché nel momento in cui si imparano bene alcuni responsori di una determinata modalità, Praticamente si conoscono tutti i responsori di quelle modalità. Ci sono ipotesi diverse a proposito di Cristus. Alcuni ritengono che sia la melodia originale scritta proprio per questo testo, altri ritengono che sia stata assunta da un brano anteriore. Il risultato però è ottimale, perché difficilmente si può trovare un canto gregoriano dove testo e musica procedono con la medesima intensità e capacità di rivelare il contenuto, il mistero. Infatti, quando giungeremo a cantare Mortem, Mortem, Autem, Crucis, su Crucis la voce scende e raggiunge la parte più grave dell'intero canto, per risorgere ridestarsi, alzarsi con uno scatto durante il verso dove si canta la liberazione profter quot e deus exaltavit illum, proprio per questo in base all'obbedienza alla morte di croce Dio l'ha esaltato. Il Padre ha richiamato il figlio alla sua destra nella gloria e gli ha dato un nome che al di sopra di ogni altro nome un nome che diventa ineffabile, cui corrisponde una realtà umana e divina di cui conosciamo solo poche tracce, perché il mistero di Dio sarà sempre al di là di ogni nostra comprensione, nonostante tutti i nostri sforzi e nonostante i doni di illuminazione che tanti santi, tante persone devote, votate a Dio, hanno raggiunto e di cui godono. Ascoltiamo quindi il responsorio graduale Christus factus est pro nobis, obediens usque ad morte. Questi due brani che abbiamo appena ascoltato appartengono al repertorio solistico, sono cantati dalla scuola e il verso da un solista. Sono brani che ci aiutano a comprendere un poco la dinamica del canto gregoriano, la cui estetica, la cui sensibilità musicale è differente in molti punti rispetto alla estetica. Della pratica musicale odierna. In particolare mi riferisco ad alcune situazioni critiche, come la figura melodica di tre note discendenti. È una figura che in gergo tecnico si chiama climacus, una piccola scala, scala che può essere di tre gradi o quattro gradi, comunque sono scale discendenti. E secondo l'estetica comune oggi nel mondo occidentale, dopo secoli di insistenza su una musica squadrata che prevede battute, tempi forti, tempi deboli, ecco, la tentazione è quella di cantare anche il gregoriano secondo le modalità che sono diventate abituali nella musica colta. E il caso del Climacus, ci rende ragione di questo fenomeno. Se io, per esempio, riprendo brevemente la parte centrale del verso dell'ultimo responsorio graduale Christus factus est, poco dopo l'inizio propter quod Deus exaltavit illum, ecco, su questa parola illum c'è tutta una serie di climacus che invitano quasi spontaneamente ad appoggiare la prima nota, anche perché nel caso dei primi climacus e in modo particolare del primo in assoluto, la nota iniziale è un sol acuto e se io appoggio la nota iniziale di una figura ho più facilitare nell'emettere il suono. Quindi si potrebbe cantare. Portai code de u sei saltaviti lu u u u u A vete sentitu u salfare <susurra> Mi do La. Mi rendo, mi rendo. Appoggiare queste note iniziali di una figura neumatica facilita ecco, l'esecuzione, ma è contro, totalmente contro l'estetica gregoriana. Noi siamo abituati ad emettere un suono e a far seguire questo suono principale da una ornamentazione che l'abbellisce. Il suono più importante per noi corrisponde al tempo forte, che è di solito l'inizio di una battuta o di un tempo forte all'interno di una battuta. Nel canto gregoriano la nota importante è l'ultima di una serie di note che hanno la funzione di preparazione e quindi io non canto. Ma questo è un punto chiave che permette anche di vedere fino a che punto si è familiari con il repertorio gregoriano. Perché cantare il gregoriano non significa semplicemente eseguire le note scritte nella partitura, ma cantarle in base alle dinamiche proprie di questo repertorio, dinamiche che sono profondamente diverse da quelle abituali. Un altro punto, ad esempio, critico, è formato da cinque note che costituiscono la formula di cadenza molto frequente nel gregoriano, e l'abbiamo trovata alla fine del responso del primo graduale universi qui expectant. Alla fine della parola domine, nei testi a stampa, noi abbiamo queste cinque note, Fa, Sol, Fa, Re. Queste cinque note sono raggruppate, 3 più 2, Fa, Sol, fa, fa, Re. E il primo Fa ha un segno espressivo che sottolineerebbe l'importanza di questa nota, per cui si canterebbe La scrittura neumatica, invece, dice altre cose. Questa è una formula molto frequente e dal punto di vista della tradizione gregoriana queste cinque note non sono da raggrupparsi 3 più 2, ma 2 più 3. E questo raggruppamento non è soltanto un gioco matematico, ma è il riflesso di una profonda intuizione sul valore dei segni neumatici, i quali segni ci dicono essere una nota importante, non il fa iniziale. Fa sol fa fare, non fa sol fa fare, ma la seconda nota, fa sol. E dopo questo sol, che ha tutta la consistenza che si deve, ecco che viene fuori l'ultimo gruppo di tre note, Fa, fa. Voi direte che si tratta di quischiglie, ma sono quelle sfumature che sono espressive ed indicano la natura profonda di un canto. Non basta pronunciare le sillabe di un testo, soprattutto quando questo testo, ad esempio, è straniero, in una lingua straniera. Io non posso leggere un testo inglese ed essere fiero perché pronuncio I-G-To. Eh, è scritto così, I-G-O-T-O, i g -o t -o. I -go -to. Ma non è italiano e non è neppure giapponese o cinese, è inglese e non posso quindi pronunciare questa lingua straniera con le modalità espressive di una lingua che conosco meglio. Io devo sforzarmi in ogni caso di arrivare ai dialetti, alle flessioni, alle sfumature che sono proprie di ogni linguaggio e questo vale sia per le lingue scritte e parlate sia per il linguaggio musicale. Per cui nel caso della cadenza fa, sol, fa, fa, re io dovrò cantare. Un cordiale risentirci alla prossima occasione. Giacomo Baroffio